Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella 1137esima puntata di Eurotrack Simulator 2. Allora, abbiamo questi 120 quintali di autocisterna. Autocisterna? Siamo sicuri? Sì, auto. Mi sembra tanto un'autocisterna. Autocisterna, io sono abituato a chiamare quelle tipo dai camion. Il camion con sopra montata la cisterna, no? Questo, però boh, magari mi sbaglio. Alexa, cos'è un'autocisterna? Ah, come? Risposta. Alexa, cos'è un autocisterna? Non lo so. Dai, pazienza. Cosa vi devo dire? Non so cos'è un'autocisterna. Alexa, cos'è una cisterna? Questo lo so. Sì, vabbè, Alexa, stop. Mi serve che mi racconti la favola del lupo. Che miseria, ho sbagliato strada. Salviamo. Salvo perché, soprattutto nelle vecchie versioni, se sbagliavi strada così e prendevi una strada che non esiste, molto probabilmente andavi a finire nel vuoto. Appena proprio cominciava la strada che non esisteva, tu finivi nel vuoto. Ora, cioè, fortunatamente, anche se non ha senso, però fortunatamente il gioco ha deciso, cioè i creatori hanno fatto queste stradine che si congiungono veramente poi con la strada. Cioè abbiamo sbagliato strada, ma chi se ne frega, ci possiamo ricongiungere lo stesso, vedete? Ed è una cosa che mi piace moltissimo, perché anche se sbaglio strada mi posso ricongiungere. Ora sono fuori mano tantissimo. Sì, ma cavolo, un pochino di strade decenti qua. Ok, qua devo andare tutto a sinistra. Forse mi sarei potuto ricongiungere anche qui alla rotonda, eh. Perfetto. Ora prendiamo anche qua l'autostrada. O no? Ah no, 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 qua niente autostrada. Bello, però sto posto, è fatto bene. Non so quanto sia grande, io proprio della Sardegna. So solo che è attaccata, cioè che è sotto l'Italia e basta. Non so quanto sia grande questa città. Non so, tra un po' non so neanche qual è il capoluogo. In teoria è Cagliari, però forse. Vabbè, io vado, senti. Va tanto piano quello che. Ma è girato. Alexa, qual è il capoluogo della Sardegna? Ok, sì, non ho fatto una brutta figura. Aspetta, qua cosa devo fare? Ci sono due righe, destra credo. Ah, è quella che mi porta. Sì. Così abbiamo esplorato tutta la Sardegna in una botta. E via. Non ho fatto un incidente. Arriva nessuno? No. C'è anche la polizia in Sardegna. No, non che abbia niente contro la Sardegna, è che davvero è una regione di cui conosco proprio poco, poco, poco. Quindi, niente, faccio, dico un po' così, ma non che ci abbia qualcosa contro la Sardegna, se qualcuno mi segue dalla Sardegna. Però è fatta molto bene. È abbastanza curata, mi piace. Comunque, ragazzi, Sky ha annunciato già da qualche giorno oramai il nuovo motore 6 cilindri in linea da 540 cavalli, come mi sembra 2700 Nm di coppia, che non va a rimpiazzare in teoria nessun motore, senza in teoria, ma va a farsi posto sul mercato. Soprattutto in teoria dovrebbe farsi posto sul mercato, già che c'è da tempo, tipo in Argentina così. Là dovrebbe esserci già da un po'. Adesso è arrivato anche qua. Euro 6, non so quale fosse là, per quei posti là, se c'era già. E vi dico adesso, notizia di qualche giorno fa, è arrivato anche in Italia, è sbarcato in Italia comunque, in Europa, chiamiamo un po' come vogliamo.
E diciamo che per quella fetta di mercato qui, che è sempre più grande, anche se non tanto, però vogliono risparmiare sui consumi. Tutti ovviamente vogliono risparmiare sui consumi. Penso che gente che vuole dire prendo un camion così perché consuma di più, ce ne sia poco o niente. Ma avere tanta potenza hanno fatto questo motore qua. Nuovo di pacca, oltretutto, in teoria. È stato completamente rivisto, non è lo stesso motore appunto che magari montava chissà che cosa. In teoria è proprio un motore nuovo. Poi non lo so, mi sembra strano, però cioè, il motore, rifare il motore nuovo. Non so come sia. Cioè, diciamo che non deriva da. Di sicuro è Scania, ecco. Ora, questo qui mi va bene che va a questa velocità, così non che sia tanto un camion, se era una macchina era meglio perché potevo vedere un po' di più il paesaggio, però va bene che va piano almeno. Uno, possiamo andare più piano anche noi, goderci il paesaggio e non ho la fretta, e due, non rischio di fare incidenti. Siamo già arrivati praticamente, sì. Però era bella sta strada, dai. Posso anche andare dritto volendo, chissà dove vado se vado dritto. Ah, da nessuna parte perché sono obbligato a girare. Dai, non farmi frenare così tanto. Dai. Io voglio sapere come fa lui a frenare così tanto. Io c'ho il retarder al massimo, il freno motore al massimo, i freni al massimo, e lui riesce lo stesso a frenare più di me. E noi siamo praticamente vuoti, eh. Pure tu di qua, eh. Maria, andiamo. Forse dovrei alzare l'intensità di frenata. Ma poi non diventa realistico, perché più o meno i freni del camion sono così come li ho messi io. Piacerebbe sorpassarlo, anche qua. Non posso. Anche poi torniamo indietro. Sarebbe il colpo se gira e torna indietro anche lui. Vabbè, che ora qui non so dove possa tanto andare anche lui. Ah, poi scusa, Marina. Stiamo salendo tipo in montagna. Ma c'è quel quadra che non cosa. Boh. No, ma è che c'è il mare. Ho i miei dubbi. Quindi non so perché si chiami Marina. Di solito Marina si chiamava Marina. C'è anche il disegno della barca perché c'era il mare. In realtà si chiama Marina perché c'è un hangar. Non lo so. No, ci sono le barche in effetti. Ma scusa, eh. Ma sei serio? No, ma qui c'è qualche problema di fondo. Abbiate pazienza. Ora voglio controllare che non stia dando fuori di matto io. Ah, ecco, c'è un lago. È un mare. Perché io è tre quarti d'ora che salgo strade. Dov'è che sono? Cioè, praticamente. Qua già ero sopra il livello del mare perché si vede che siamo in alto. Eppure qua. Beh, oddio. Non saprei. Non saprei, sapete? Tipo così. Sì, beh, ora mi sono perso, va bene. A me sembra proprio strano che qui ci sia il mare. Però. Sarà quel che sarà. No, non lo so, mi sembra strano che ci sia il mare qui. Ora poi vediamo, tanto se dobbiamo arrivare a Sassari, là il mare c'è in teoria. Vediamo perché. Allora, qui siamo scesi e va bene. Abbiamo sceso 20 metri in tutta questa discesa. Mettiamo anche se sono tantissimi. Però calcoliamo che un po' siamo scesi, dai. Ma poi a me sembra che adesso, da qui in poi, siamo sempre scesi. Cioè, noi adesso scendiamo sempre. Quindi a venire su siamo saliti. Cioè, già questa strada è in discesa. E
ci sta anche perché può starci. Però non mi sembra tanto una cosa azzeccata aver fatto il mare qua. Ma poi oltretutto non sembra neanche una zona marittima, eh. Cioè sembra di essere più davvero in montagna che in mare. Non so perché, ma mi dà questa impressione che sia stato sbagliato e non di poco. San Teresa di G. Beh, poi magari in realtà è fatto così, eh. Se lo dico. Alexa, dov'è San Teresa di G? Grazie, San Teresa di G non esiste. San Teresa di cosa? Alexa, dov'è San Teresa in Germania? Eh sì, ciao. Annulla. Alexa, dov'è San Teresa in Sardegna? Ma secondo me c'è qualche problema del tipo che non c'è internet nel momento. Perché qualunque cosa gli chiedo mi dice che non trovo una risposta alla domanda. Questo dovrebbe trovarlo. Alexa, dov'è San Teresa? Perdere oggi non ne ho voglia. Ma vedete, ora mi sembra che siamo scesi. E ora boh, non so cosa facciamo. Se scendiamo ancora o meno. Sempre che non mi tornano le foto. Sì, lo so che devo fare la pausa, ora non rompere. Devo usare il retardo, perché il freno motore mi sembra che sia così un po' efficiente. Solitamente io ho sempre usato più il freno motore che il retarder. Soprattutto quando non sono in autostrada e devo rallentare per poco tempo. Questa volta mi ci trovo di un male con il freno motore. Non so che devo fare la pausa, non lo ricordare ancora ogni 3, ogni secondo. Scagno che non ho voglia di scalarci, la puoi fare. Allora vediamo un po' tra quanto dobbiamo fare la pausa. 17:15. Mancano 20 minuti praticamente. Non sono proprio nelle condizioni di fare una pausa qua. Che poi 20 minuti passano tipo come 30 secondi, un minuto, eh. Quindi bisogna stare attenti. Anche questo tornando bisogna stare attenti. Qua si sale. Noi andremo a passare lì in fondo dove c'è quel tetto di quella casa lì. Qui stiamo salendo e si vede che stiamo salendo. Uno perché c'ha i tornanti. Guardate qua quanto sta salendo. C'ha i tornanti. Due perché proprio si vede, sennò sarebbe stata una strada dritta e mi porto da questa casa. Non c'è un'entrata, un pezzo di ghiaia, niente. Perfetto, facciamo il 45. Non è vero, facciamo venire alle 6 del mattino. E via. Via, magari ce n'è un pelo di luce. E via. Dobbiamo fermarci magari in quell'area di servizio là. Potremmo anche farci tutto il viaggio, ma poi non so come dividere il video, quindi ho paura che faremo magari solo sta parte. Arriviamo lì all'area di servizio e ci fermiamo. Anche se non si perché sembra quasi un finto, una finta discesa, ma in realtà è salita, perché qua c'è un boccio. Non possiamo arrivarci sferrate, andiamo che almeno possiamo mettere tutti i piedi. Bella le luci di cui sono 6 del mattino, mi piace un sacco. Arrivo là in 5 minuti, fammi un po' vedere la strada com'è.
Ma sì, che ci arriviamo. Ma sì, dai, andiamo. Ormai cosa faccio con questo qua? Facciamo il massimo video, non muore nessuno. Sto qua m'ha visto, che arrivava, m'ha visto, però doveva passare. Adesso sto coso, sto cancro qui col trasporto eccezionale, quando me lo levo da davanti? Che di qua posso andarmi a collegare con la strada di sotto ci passo, no? Non ho la certezza, tipo qua. Penso che ti ci colleghi perché non c'è altra strada. Sì, infatti, ti ci colleghi. L'avrei fatto, però non si sa mai. Prendere delle strade non segnate col camion non è una bella cosa, sempre. Senti, io ti sono. So che non è il posto più adatto perché siamo in città, siamo in città e non, ci sono tutti questi incroci, non si potrebbe sorpassare in prossimità degli incroci, però. Ma che cosa sto facendo? Non sono più in grado di cambiare le marce? Siamo usciti da Perfugas. Alexa, quanti abitanti ha per Alexa, quanti abitanti ha Perfugas? Danno tipo un effetto strano, non mi piace. Magari c'è le posizioni almeno. Almeno se ne va. Lì c'è un cosa che non so perché sto messa. E anche in Islanda quella pare essere lì. Qualche volta lo mettono, non so per quale motivo, deve essere tipo un'accensione, ma la mettono sbagliato a volte. Andiamo piano perché vedete mi sento di qui. In effetti, vedete infatti. Il navigatore non sembrava così brutto, poi ci arrivi vicino, effettivamente devi farla a questa velocità qui. E già forse questa velocità qui è un po' troppo. No, troppo no, però è la velocità giusta. È 60, e vederla così dal navigatore sembrava una curva normale, proprio tipo questa per dire. Poi gli ultimi pezzi, vedete, li fanno chiusi, che ti fanno andare via. Questa si vede che è un po' più brutta, quindi apriamo. Scalassimo marcia, facciamo un viaggio un po' più tranquillo. Beh, evitiamo di tenere il camion sotto di giri, che consuma di più e rende di meno, quindi è proprio inutile tenerlo più giù di giri di quanto deve essere. Manca tanto il riparo. Entriamo dentro Sassari, ah ecco, già arrivati, perfetto, aspettavo 3 secondi a dirlo. Ora togliti da davanti perché ho paura che mi attraversi la strada un camion e non potevo vedere. Come al solito, appena entro, c'è questi qua che fanno multa. Qui che a quanto pare le precedenze non sanno neanche che cosa sono. Gli stop, se era uno stop, non so cosa fosse stato, ma di sicuro avevo la precedenza io. Ma questa barca su. Sapevo che se fossi passato subito avrei fatto il percorso. Non me lo sentivo, cioè, questa cosa di Eurotrack che quando ti arrivano vicino si fermano, ti dà un fastidio. Eurotrack, abbiamo smesso di laggare o no? Tra l'altro non c'è neanche di voce più. Non
so per quale motivo. Ok. Questo sto facendo la pausa, sono le 7:36 del mattino. Se posso cominciare o già sto facendo la pausa, due sono le cose. C'è un po' di ghiaia. Sì, vabbè, un po' di ghiaia. In teoria ci potrei montare sopra, e non è che... Scusami, la ghiaia è proprio convinta. Ok, non posso montare neanche il camion. Ma niente! Anche se striscia un po' il mascherone non è che succede niente. Ho fatto i graffietti. Questo è un camion. No, ho sganciato il rimorchio. Questo è ancora un camion. Cioè, questo qui l'ho fatto come camion. Più del lavoro così che bello, diciamo. Quindi non succede niente, anche se raschiamo un pochettino il mascherone, chi se ne fa. Livello 13. In teoria ora posso prendermi il rimorchio che dico io. Quindi magari proviamo domani. Nel frattempo io vi ringrazio tantissimo per la visione. Dada è tutto. Ciao a tutti.